Bentrovati con il nostro appuntamento settimanale con Calabria a canestro, tantissima carne al fuoco, tanti risultati dal weekend appena trascorso. È un weekend che si va ad aprire davvero molto molto importante. Viola che giocherà l'ultima di campionato in casa di Legnano, ha risultati praticamente fatti in chiave playout. Catanzaro invece che giocherà una gara molto importante in chiave playoff in casa di Barcellona Pozzo di Cotto, e poi finalmente l'atteso spareggio di C Silver in quel di Salerno al Pala Silvestri tra Basketball Lamezia, campione della C Silver di Calabria, contro la Leomatic Perugia. Parleremo di questo e di tanto basket giovanile in compagnia del presidente della FIP Calabria, Paolo Surace, che torna a trovarci. Buonasera Paolo. Buonasera a te, buonasera a tutti gli spettatori. Partiamo dalla Viola, sconfitta contro Scafati, sconfitta tra tantissime problematiche. Sono arrivate anche delle decisioni del giudice sportivo, squalifica del campo per una gara, due turni per Lorenzo Caroti, ma in sintesi, a margine di queste squalifiche che saranno oggetto di ricorso, la Viola perde una partita importante in chiave playout, si posiziona al penultimo posto in questa griglia. Cosa può succedere in chiave post-season? Al 93% anche di più, la Viola giocherà contro Chieti nel playout. Chieti, squadra tosta, che avrà il fattore campo a favore, dunque gara 1 probabile il 30 di aprile, e poi subito dopo gara 2 il 2 maggio sempre a Chieti, la formula passerà da Reggio Calabria per gara 3 il venerdì dopo ed eventuale gara 4 sempre al Pala Calafiore, eventuale gara 5 nuovamente a Chieti. Tutto molto tribolato, però il diktat è uno soltanto, bisogna salvare questa categoria anche all'ultimo secondo e l'ultima sfida di finale. Sì, bisogna salvarla, bisogna fare squadra tutti, appunto i giocatori, lo staff, il pubblico, tutti stare vicini alla squadra. È il momento questo veramente di raccogliere le forze, perché mantenere la Serie A2 è un patrimonio che non va disperso. Manteniamo la calma, diamo il massimo in queste battaglie che ci saranno, speriamo solo un primo turno positivo, tutti uniti per arrivare all'obiettivo finale. Anche dal punto di vista federale penso che avere una squadra in Serie A2 sia un valore aggiunto. Assolutamente, assolutamente una squadra che faccia da traino al movimento, una squadra che dia risalto, una squadra storica come la Viola rappresenta appunto un valore aggiunto per tutta l'attività. E parlando sempre della formula, penultima contro terzultima, quindi probabilmente sarà Chieti contro Reggio Calabria. Dall'altra parte del tabellone invece Scafati contro Forlì. Chi andrà a perdere queste due serie di playout si sconterà per la finalissima sempre al meglio delle 5 partite per evitare la retrocessione in Serie B. Retrocessione diretta invece per altre due compagini, Agropoli dal girone Ovest e Recanati dal girone Est, che salutano così il campionato di Serie A2. Ci andiamo a vedere cosa è successo nell'ultimo turno tra Viola e Scafati. Tra mille peripezie è arrivata questa sconfitta che fa male al morale della Viola, complice anche un arbitraggio da riguardare e valutare attentamente. Ecco il servizio. La Viola non demerita, ma fallisce l'ultimo tiro decisivo contro la Givova di Scafati. La gara termina 71-73 con i reggini che conquistano, nonostante il passivo, la matematica nel piazzamento playout. Penultimo posto in classifica per i reggini, si registra invece la retrocessione in Serie B della BCC Agropoli. I reclami presentati dopo il punto di penalizzazione contro la Viola Reggio Calabria per opera di Scafati ed Agropoli sono stati entrambi respinti. La formazione di Reggio Calabria dunque si prepara all'ultima sfida della stagione in casa dei Knights di Legnano. Subito dopo sarà playout, probabilmente contro Chieti, incroci praticamente scontati nel girone Est, con Ferrara che giocherà contro la retrocessa Recanati. Per quanto riguarda la sfida del sabato pre-pasquale, la Viola perde una gara tutto sommato immeritata, lottando per 40 minuti. Alla fine Nero Arancio hanno dovuto fare i conti con una serata no del trio arbitrale, che ha purtroppo condizionato pesantemente la gara. 27 tiri liberi concessi ai campani, 13 per la Viola Reggio Calabria. Questo è il dato che salta di più all'occhio e riassume un match caldissimo. Al martedì sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, due turni di squalifica per Lorenzo Caroti, l'ultimo a mollare ma troppo troppo nervoso al termine della gara.
un turno di squalifica anche per il Pala Calafiore. Entrambe le squalifiche sono state oggetto di un ricorso da parte della società Nero Arancio. Ascoltiamo il commento del coach reggino Domenico Bolignano. Sicuramente sapevamo che questa è una partita da clima play-out. E sinceramente la prima cosa che mi viene da dire dopo una partita di queste è che devo ringraziare veramente tutti i ragazzi, dal primo all'ultimo, che questa settimana si sono sbattuti e anche durante la partita non hanno mai mollato e ci hanno creduto fino alla fine. È ovvio che alcuni episodi tecnici, non mi piace parlare di altre cose, alcuni episodi tecnici errati da parte nostra sicuramente hanno permesso a Scafà di rientrare in un momento per loro importante perché hanno preso ossigeno. Penso che comunque nei primi due quarti della gara abbiamo dimostrato di poter competere con una squadra che sicuramente dal punto di vista di organico, non devo dirlo io, ma credo gli addetti ai lavori inizio anno, nonostante i cambi in corsa l'avevano dichiarato, fosse una delle forse quattro squadre più forti del campionato. Per il resto mi sento di dire ai miei ragazzi di non mollare, è la prima cosa che ho detto quando sono entrato nello spogliatoio. Hanno comunque dato una prova di carattere importante. Ci siamo forse fatti prendere al nervosismo in alcuni frangenti, però questo è il dazio che si paga quando si è una squadra abbastanza giovane e quindi è normale che anche questo fa esperienza. E spero che questa esperienza ci serva proprio in chiave play-out. Perché tutte le partite saranno delle battaglie come quella di oggi, in casa e fuori casa. Ribadisco, da questo punto di vista i miei ragazzi non devono mollare. Sappiamo benissimo, lo sapevamo, che avrebbero messo in difficoltà i nostri migliori giocatori, ma ciò non toglie che noi abbiamo trovato tante altre soluzioni. In alcuni frangenti siamo stati forse troppo, come ho detto prima, troppo nervosi. Forse troppo presuntuosi, troppo affrettati in alcune situazioni. Dal punto di vista difensivo, mi viene da dire che abbiamo provato tutto quello che abbiamo fatto durante la settimana. Ci siamo sbattuti, abbiamo preso anche qualche canestro, dove avevamo fatto delle scelte, perché sapete benissimo che non si può pensare di poter difendere su tutti gli esterni in contemporanea e prendere qualche tiro da tre anche in momenti importanti. Abbiamo peccato di qualche errore giovanile, due o tre situazioni proprio fatte dai nostri giovani, ma ci sta, perché comunque l'obiettivo di questa squadra all'inizio dell'anno era comunque quello anche di mettere in campo i giovani che oggi hanno giocato dei minutaggi abbastanza importanti. Quindi così come sono stati positivi, in alcune fasi sono stati negativi, purtroppo sono coincise con quelle situazioni in cui Scafati era pronta lì per rientrare. Per il resto credo che invece debba dire proprio ai miei giocatori di ripartire da questa partita, non da altre, ma proprio da questa, perché questa è la partita secondo me che abbiamo giocato con più carattere. Ripartire da questo, lavorare questa settimana duro perché ci aspetta una trasferta a Legnano e sicuramente vogliamo provare comunque a finire questo campionato con un risultato importante per iniziare questi play-out con un piglio ancora più positivo. Prevalenza del rimbalzo, soprattutto nel momento Scafati ha scelto di giocare con i due lunghi. Inizialmente si era un po' adagiata a giocare con i quattro piccoli, un po' per non soffrire la vostra velocità. Perché tu non hai pensato di poter rispondere qualche frangente con la medesima moneta, ad esempio affiancando Powell a Guariglia e giocando con Fabbri da tre? Allora, intanto ti dico che dal punto di vista dei rimbalzi, noi abbiamo vinto nonostante tutto la lotta al rimbalzo offensivo, perché abbiamo preso più rimbalzi loro dal punto di vista offensivo. Quindi loro hanno preso più rimbalzi difensivi di noi, perché noi abbiamo tirato con una percentuale leggermente più bassa di loro. Quindi questa è statistica e matematica semplice. Noi abbiamo preso 12 rimbalzi offensivi e loro ne hanno presi 10. Quando vado a guardare la lotta a rimbalzo, vado a guardare intanto quelli offensivi, significa che là hai perso maggiormente
la battaglia, e quindi mi pare che dal punto di vista offensivo invece siamo stati lì, anzi siamo riusciti a vincere a rimbalzo offensivo di 2. Per quanto riguarda quello che dici tu, è un'ottima osservazione. L'unico problema è che far giocare Guariglia e Powell insieme mi toglie la possibilità di far giocare Fabbi da numero 3, perché mi diventa una squadra poco dinamica, e la caratteristica che abbiamo avuto nelle scorse partite è stata proprio quella del dinamismo dal punto di vista offensivo, dell'aggressività difensiva essendo un po' più piccoli, e ci ha dato l'opportunità di trovare le soluzioni più varie possibili all'interno delle situazioni offensive. Infatti, se vai a guardare anche oggi, a me non piace guardare i tabellini, ma io ricordo delle situazioni in cui bene o male siamo stati coinvolti quasi tutti. Sono stati dei frangenti invece dove abbiamo peccato di presunzione ed effettivamente abbiamo affrettato delle situazioni di tiro dove invece potevamo continuare a far lavorare la difesa di Scafati, e quando l'abbiamo fatta lavorare abbiamo trovato anche le buone soluzioni. Quindi da questo punto di vista ti dico, il fatto di dover giocare con Paolo e Guariglia, che è una cosa che comunque io ho messo in preventivo, mi avrebbe tolto quel dinamismo nel momento in cui avevamo anche delle difficoltà offensive a far circolare la palla un po' di più. Quanto abbiamo subito la difesa molto aggressiva di Santiago sul Boscoli, tra l'altro l'ultima azione per mai andata, qual era lo schema? Doveva andare a tiro Boscoli? E allora, la difesa di Santiangeli ha provocato comunque problemi a Bosquil, nonostante tutto lui è riuscito a riciclarsi in molti frangenti, a riattaccare all'uscita dei blocchi il ferro, a prendere qualche fallo e a provare a coinvolgere più i compagni. Nell'ultima situazione di gioco era semplicemente una nostra situazione, perché poi alla fine nei momenti difficili tu devi provare a fare le cose che sai fare bene e che fai durante la settimana. Quindi era semplicemente un nostro gioco offensivo dove prevedeva l'uscita di Bosquil da un blocco, e nell'eventualità non avessimo concretizzato avremmo giocato dal lato debole alla stessa identica maniera. Mancavano 16 secondi, potevamo tranquillamente prenderci anche un fallo, eravamo in bonus per andare in lunetto. E quindi abbiamo peccato lì un po', perché se, proprio riguardando mentalmente la situazione, Bosquil è uscito dal primo blocco del numero 4 con enorme vantaggio, si è ricordato in ritardo, ha visto in ritardo che il suo difensore è rimasto dietro e ha pensato bene di provare a uscire, continuare l'uscita. Quando si è reso conto e è ritornato indietro, se l'è ritrovato di fronte, non è riuscito Agustin Fabbi poi a ribloccarlo nuovamente. Però ci sta, è una lettura di una situazione di gioco che noi giochiamo il 60-70% delle volte in partita. Quindi è ovvio che nel momento in cui c'è una situazione del genere dobbiamo andare su delle certezze. Le certezze sono le cose che noi sappiamo fare meglio. E siccome dall'altro lato comunque c'è sempre un'altra squadra, loro sono stati bravi, tra virgolette, anche forse un po' fortunati su quella situazione, perché effettivamente Bosco le aveva preso già vantaggio sul primo blocco e non se ne era reso conto nell'immediato. Questa era la prima azione, no? Se parliamo di contatti, è stata una partita di contatti dall'inizio alla fine. I nostri giocatori non sono mai usciti da un blocco senza aver preso uno spintone, un bump, ma è come normale che sia. Avrei preferito solo che questo metro venisse utilizzato per entrambe le squadre, solo questo. Mi sta bene, giochiamo a pallacanestro, non giochiamo a pallavolo, è uno sport di contatti e ci stanno, e così come siamo dobbiamo essere in grado di prenderli, dobbiamo essere in grado di darle. Forse qualcosa in più sicuramente loro hanno fatto, saranno stati bravi loro, però noi su questo non è che possiamo abbatterci o pensare di fare dell'altro, noi continuiamo a fare le nostre cose e cerchiamo di farle col massimo dell'intensità. Vorrà dire che durante l'allenamento Bosculi prenderà due pugni in più durante la partita, durante il 5 contro 5, per cercare di uscire fuori da un blocco anche dopo aver preso un pugno. La prova di Powell non è lui? Ma la prova di Powell stasera non ho sinceramente da parlare dei singoli, perché così come avevo chiesto loro
di non disunirci nei momenti importanti, così forse come è stato a Trapani, e loro ci hanno provato fino alla fine a farlo. Quindi la prova di Powell rientra in quello che era il piano partita, che era la gara, e come era normale che Scafati all'altro lato, come lo stato per Trapani, provavano sicuramente a metterci in difficoltà i nostri due terminali offensivi più importanti, che sono interni e esterni, che sono Boswell e Powell. In alcune situazioni l'hanno messo in difficoltà, in altre invece è stato anche molto bravo comunque a prendere dei vantaggi importanti. Ma un arbitro può decidere una partita? Mi sembra troppo, però realmente abbiamo visto cose davvero preoccupanti. Si è espressa anche la società, tutti fanno la sommatoria, un punto di penalizzazione per la Viola, qualcuno voleva più punti, è arrivata questa sconfitta dopo un arbitraggio interrogativo. Per quanto riguarda il ricorso di Agropoli e Scafati, dobbiamo fare chiarezza: il ricorso di Scafati è stato annullato per volere della società campana e all'indomani della gara tra Scafati e Viola Reggio Calabria, quello di Agropoli invece è stato rigettato nei giorni scorsi. C'è un'assonanza tra queste due cose, arbitraggio e penalizzazione? Probabilmente no. Ma no, guarda, non ho visto la partita, ho visto qualche spezzone, non parliamo di arbitri, è chiaro che dispiace tutto quello che è successo, le forze vanno interamente rivolte per l'obiettivo che è quello della salvezza. Bisogna lasciare stare qualunque tipo di polemica, bisogna capire che le partite hanno tutta una loro storia, sia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista generale. Ripeto, in questo momento abbandoniamo qualunque tipo, si è parlato secondo me anche fin troppo, abbandoniamo qualunque tipo di polemica, di situazione, pensiamo solo ed esclusivamente al campo e a far salvare questa squadra. Io inserisco qualche pillola federale ed extracestistica, in questo caso arbitrale, all'interno del nostro dialogo. Ho sentito, ed era davvero molto contento, il presidente del CIA regionale Giovanni Santucci, che ha ottenuto un incarico prestigioso nell'ambito federale, nell'arbitro arbitrale, e andrà ad affiancarsi a delle regioni tra virgolette che contano: Lazio, Campania, Lombardia. Una bella gratificazione. Sì, una bella gratificazione. Abbiamo, come FIP Calabria, avviato veramente un nuovo discorso a livello romano, era un po' quello che ci eravamo preposti pure come programma, come iniziativa del nuovo gruppo che sta lavorando. È chiaro che, ripeto, va riqualificato e riattivato il dialogo con il settore centrale della Federazione di Pallacanestro. Lo stiamo facendo, questo è uno dei risultati, ma non l'unico, ci saranno altre novità a breve. Ripeto, Gianni sta facendo un ottimo lavoro, è stato chiamato in commissione a Roma per affiancarsi ad altre figure del CIA nazionale per portare avanti delle idee che sicuramente possono far bene alla pallacanestro italiana. Ripeto, l'intendimento è solo esclusivamente propositivo, non è più tempo di piangersi, noi dobbiamo essere solo ed esclusivamente propositivo e proporci con argomenti utili per collaborare nei confronti di tutta la federazione. In tanti ci avete chiesto l'intervista, la conferenza stampa a Giovanni Perdichizzi per riguardarla in HD sul 655, ve la riproponiamo ovviamente insieme alle parole post gara di coach Domenico Bolignano e alle parole di Gaetano Condello. Un battibecco mediatico con tantissimi risvolti anche qui, ce li ascoltiamo e poi torniamo in studio. Come faccio? Vado io? Prego. È stata una partita molto, molto tirata. Alla fine penso che la scelta un po' di metterci a zona nel momento in cui Vosquillo era fuori ha creato quel vantaggio che poi, anche se con un po' di patema, lo abbiamo gestito fino alla fine. Consideriamo anche il fatto che noi giochiamo in 7 e Lupus stasera ha sentito molto la partita, ha giocato 7 minuti soltanto, di fatto abbiamo giocato in 6 tenendo in campo Santiangeli e Jackson per 40 minuti e Naimi per 39 minuti, quindi
devo ringraziare innanzitutto la squadra per grande voglia di crederci fino alla fine, di poterci entrare questa vittoria che ci fa raggiungere la miglior posizione nella griglia dei play-out, ma soprattutto che ci dà quella fiducia nella crescita continua che stiamo avendo. Ora sono 4 vittorie nelle ultime 5 partite e quindi questo testimonia il fatto che ci stiamo preparando al meglio per la post-season. E oltre a ringraziare i ragazzi, volevo cogliere l'occasione per dedicare a nome mio e di tutta la squadra questa vittoria al presidente che oggi compie nel Longobardi, che oggi compie fa il compleanno, e quindi non abbiamo avuto proprio migliore occasione di questa che poter dedicare questa vittoria a lui, e nello stesso tempo la voglio dedicare a un nostro amico consulente a cui stasera è stato vietato di vedere la partita. Sono cose che nel basket non possono succedere, però tant'è, ne prendiamo atto, non abbiamo detto assolutamente niente, però è stato sconsigliato proprio di venire al campo, per cui siamo doppiamente felici per Nello Longobardi. Esatto. Cioè il giocatore che ha fatto il lodo alla Viola? Non lo so, i rapporti... Il signore è consulente di Scafati, ufficiale? Non è il consulente, è consulente del presidente, non di Scafati, anzi di Longobardi, che non è il presidente. Consulente del presidente Longobardi. Esatto. Che sarebbe... che non è il presidente. Non è il presidente di Scafati, è lo sponsor di Scafati. È lo sponsor di Scafati. Scafati. E quindi voglio prendere... Ma chi gli ha consigliato? Cioè, non lo so. Non può dire ogni volta, prima della diarrea l'anno scorso. Sono venute due persone in albergo. Ma non può ogni anno venire qua. Scusa, prima se io vedi che, caro Chinè, capisco che tu sei tifoso della Viola. Tifoso. Io invece, quello che... Tifoso, però lei non può dire, io dice le cose io, come stanno, non può raccontare le cose. Io dico che dedichiamo la vittoria, oltre al presidente, al nostro consulente, al consulente del presidente, a cui è stato consigliato di non venire a vedersi la partita. Lui ha accettato il consiglio e non è venuto a vedersi la partita. Bravi, oh, e ci ha fatto un favore. Esatto. Ha goduto dello spettacolo alla televisione. Esatto. Per cui della partita abbiamo parlato, io non ho più niente di parlare con gente come lei. Parli della partita. Non ho niente da parlare con gente come lei. Assolutamente. Parli della partita. Perdonami. Parli della partita. Hai ragione, ti chiedo scusa su questo. Dove l'ha vinta la partita qua? Cioè, quei 4 punti alla fine del terzo quarto, o qual è l'altro momento? Penso a cavallo dal terzo quarto e quarto quarto, in cui abbiamo creato quel vantaggio di 7 punti che poi, ripeto, abbiamo amministrato, anche se con qualche patema, perché giustamente giochiamo contro la Viola, che ha la stessa necessità nostra di fare punti in classifica, e quindi... abbiamo sofferto, abbiamo sciupato 2-3 palloni sulle rimesse da fondo, e poi loro hanno fatto anche canestri importanti con Caroti e con Fabi proprio nel finale. Ma cioè, dal punto di vista emotivo, quanto ha cambiato questa sfida la bomba più fallo al termine del terzo periodo di Jackson? Ma sono stati tanti piccoli episodi, che hanno anche l'ultimo canestro di Crow che ci ha portato sul +4 è stato fondamentale per la vittoria. Fino al terzo quarto probabilmente quella ci ha consentito di avvicinarci a 2 punti dalla Viola e mettere pressione, così come avevamo in mente di fare. È stata una gara difficile per entrambe le piazze, sia Reggiolate che Scafati, che al momento andrebbero al play-out. Si è fatto già un'idea delle formazioni dell'altro girone in chiave off-season? Noi sappiamo che arriveremo a questo punto terz'ultimo, e quindi saremo in testa per fare i play-out. Dall'altro lato penso che Forlì sia ormai destinata al penultimo posto, e quindi incroceremo matematicamente, perché ha 4 punti dalla terz'ultima, e quindi incroceremo Forlì.
ringraziare la squadra e tutto lo staff per la partita, perché è stata una partita, secondo me, giocata bene, importante sotto tutti i punti di vista. È chiaro, si è giocato anche in un clima un po' particolare, perché questa era una partita un po' da dentro fuori, nel senso che era una partita che si giocavamo il terzo ultimo posto, forse anche il penultimo, perché non conoscevamo neanche il risultato di Agropoli. Però un campanello d'allarme, voglio dire, c'è, nel senso che non abbiamo mai, ma dico mai, parlato degli arbitri, non c'è mai stata occasione, voglio dire, anche quando, secondo il nostro punto di vista, abbiamo anche subito durante la stagione. È chiaro che la partita di oggi, dal mio punto di vista, quindi dal punto di vista societario, è un po' viziata da un arbitraggio che probabilmente non era in forma e su alcune scelte obiettivamente ha fatto arrabbiare anche tutti i tifosi, che li ringrazio perché sono tantissimi a sostenerci. Spero, visto che credo che siamo anche matematicamente anche noi out, al di là di un eventuale ricorso di Scafati e di Agropoli, che Agropoli a questo punto avrebbe potuto anche risparmiare i soldi, comprarsi le mozzarelle più che altro a fare ricorso, visto che anche loro hanno un precedente importante lo scorso anno acclarato. Noi su questo, voglio dire, siamo estremamente tranquilli, quindi abbiamo grande fiducia nella federazione, nella Lega e in tutti i componenti del Consiglio federale. Però sicuramente l'andamento della partita di stasera dell'arbitraggio ci ha un po' scosso un po' tutti quanti, anche il pubblico, che ha avuto probabilmente anche una reazione, voglio dire, emotiva nel contestare la terra arbitrale. Quindi soltanto questo. In merito alle denunce, non sono mai circostanziali, per i tizi che parlano, come se viene da Pozzano, si è dimenticato che allena Barcellona, altre piazze del sud, e allena Scafati, che in termini di intimidazione non penso sia l'allenatore nazionale. Chi sono i due tizi che hanno consigliato al consulente di Scafati, che sarebbe Spinelli, di non presentarsi al campo? Cioè, c'è una paternità della società viola? Cioè, non capisco la denuncia, perché sono le denunce, uno le fa in maniera circostanziale. L'anno scorso la diarrea dei giocatori all'albergo, e chissà che cosa. Di Scafati, cioè, cose, di Scafati è inutile, io non posso dire nulla. Giovanni, io lo conosco abbastanza molto bene, non lo so. Appuro ora che Valerio Spinelli è un consulente, voglio dire, di Scafati, io non che lo sapevo di questa cosa, è anche bene, voglio dire, notarla. Conosco molto bene il proprietario di Scafati, che è una persona comunque, voglio dire, che con la quale noi abbiamo sempre dialogato, abbiamo fatto anche operazioni di mercato, quindi gli auguro a lui anche una buona Pasqua. Speriamo di non incontrarci, naturalmente, per le altre. Questa è una cosa sicura. Poi sull'intimidazione di Scafati, obiettivamente noi quando siamo stati lì ci hanno accolto benissimo, ma Reggio Calabria credo che sia esempio di sportività, perché in questi anni ha sempre dimostrato, comunque tranne qualche rara occasione, qualche contestazione, ma voglio dire, mi sembra una cosa stranissima che Valerio Spinelli, che ieri era con tantissime persone di Reggio Calabria di fronte al cesso perché mangiava il gelato e si divertiva, evidentemente aveva avuto altre cose da fare il pomeriggio. Vabbè, potrebbe okay. Essere qualcuno delle forze dell'ordine. Non lo so, mi spiace che non c'è, l'avrei salutato volentieri. L'avrei salutato volentieri a Valerio, ma non credo che, insomma, questa cosa mi giunge nuova. Voi conoscete meglio di me, voglio dire, i tifosi, la gente di Reggio, voglio dire, in questo effettivamente sono quanti accorti. Prendo la responsabilità di chi segni la ventola a quelle testa. Ma non lo so, io appuro questa cosa e va notato. Abbiamo sentito l'allenatore, non sappiamo, cioè. Non lo so, io mi dispiace per la squadra, perché per il massimo mi dispiace per Domenico, perché comunque questa era una partita anche giocata bene, secondo me è una partita che si poteva vincere, secondo me meritavamo più noi di vincere alla fine, e mi dispiace per Lorenzo Carotti anche per la reazione finale, che si è messa anche a piangere, quindi questo fa capire anche il valore dei ragazzi che abbiamo in squadra, però stringiamo i denti e andiamo avanti, tanto abbiamo un'altra partita a Legnano importantissima per finire la regular season, e poi penseremo anche a questo. Buon lavoro, grazie. Ci siamo, dovremmo esserci, e dovrebbe essere in collegamento anche il nostro super ospite, il patron della Viola Reggio Calabria, Gian Cesare Muscolino. Buongiorno.
buongiorno a tutti. Eccolo qua, l'abbiamo recuperato. Gian Cesare non interviene mai per caso. Che cosa è successo innanzitutto? Devi passare qualche messaggio importante da quello che penso. Sì, allora io purtroppo l'ultima partita non l'ho potuta vedere, l'ho vista in streaming, insomma. E però anche tra le altre cose, purtroppo devo dire, visto questo volantino che è stato distribuito dai tifosi. Questa è una cosa che io reputo inaccettabile e intollerabile. Io sono d'accordo e da sempre sono aperto a tutte le critiche, alle contestazioni, a tutto ciò che, diciamo, può essere una critica costruttiva rispetto a quello che fa la società, rispetto a quello a come si muove, a quello che decide di fare piuttosto che non fare. La cosa che però non è assolutamente accettabile è che in questo momento della stagione, nel momento in cui noi stiamo per decidere le sorti di questo campionato, dobbiamo, e quindi dobbiamo pensare di essere tutti uniti, no? Perché tutti a parole diciamo la Viola nei nostri cuori, è vero, però non è accettabile assolutamente che proprio in questo momento vengano fuori comunicati di questo tipo. Io devo assolutamente difendere il presidente Monastero, ma perché si tratta di un attacco personale gravissimo. Allora, mi hanno riferito, e posso dire che assolutamente è così, che è stato consegnato uno di questi volantini al figlio di Raffaele. E questo ragazzino, in lacrime, è andato a consegnarlo al papà chiedendogli perché. È una cosa gravissima. Io da genitore, se mi dovessi vedere recapitato da mia figlia una cosa del genere, come potrei reagire? Io ho speso 7 anni della mia vita appresso a questa società, con sacrifici economici, neanche voglio raccontarvi quello che ho dovuto fare. E oggi c'è un'altra persona che subisce, anche per colpa mia, perché errori ne ho fatti come sempre, dico anch'io, un attacco di questo tipo. Non è accettabile. Non è accettabile non solo, ma non lo consentirò mai più. E dirò di più, io sono disposto a giocare senza tifo, se questo deve essere il comportamento dei tifosi. Non mi interessa questo tifo. Non mi interessa che ci siano 30 persone che vanno in giro per l'Italia quando dopo devono comportarsi in questo modo. È chiaro che la società sbaglia, chiarissimo, ma non bisogna andare oltre. E soprattutto non in questo momento dove invece noi dobbiamo essere uniti. Non è essere tifosi questo. Penso che prima del play out, o quando volete voi, insomma, guardarsi negli occhi tutti quanti, un bel incontro potrebbe essere qualcosa di produttivo, anche perché sì, il volantino, le problematiche, i social, qui però si perde di vista l'obiettivo primario che è la salvezza di questa squadra. Penso sia importante. Assolutamente. E continuano a dire che non gli interessa dalla categoria, ma cosa vi interessa allora? Spiegate, fatemi capire cosa vi interessa rispetto a quello che noi stiamo facendo. Qual è la cosa importante secondo voi? Allora, se noi, io ho sempre detto, parliamo, quando avete bisogno di sentirmi e mi siete testimoni che ho sempre cercato di parlare con tutti. Quando ci sono delle cose gravi che succedono, cose che richiedono anche la mia presenza, io non ho mai rifiutato un incontro. Nei confronti di tutti, allora io mi chiedo, in questo momento, che senso ha avuto questa cosa? Detto questo, io vorrei che da oggi fino all'ultima delle nostre partite noi ci mettessimo in testa tutti che dobbiamo soltanto salvarci. Questo deve essere il nostro obiettivo, e se per far questo serve che io incito e basta, io devo solo incitare la squadra. Io devo solo fare in modo che la mia squadra vinca, perché il momento del confronto, il momento in cui ci si potrà dire anche a muso duro le cose che pensiamo gli uni degli altri, arriverà. Non è questo il momento. Soltanto questo vi chiedo. E chiedo a tutti i tifosi che hanno davvero a cuore il destino di questa società e di questa squadra soprattutto, di rispettare quello che è assolutamente un'esigenza della squadra, non mia. È un'esigenza della squadra. Io penso che il messaggio arriverà sicuramente ai ragazzi del Total Chaos, della curva Massimo Rappoccio. È un momento sicuramente molto molto particolare, e durante questa stagione è successo di tutti i colori.
e quello ripetiamo giornalmente, proviamo a lasciare tutto quello che accade fuori al rettangolo di gioco esterno per qualche partita. Ne mancano poche o tante, questo lo stabilirà soltanto il campo, anche perché purtroppo in campo ne stiamo vedendo di tutti i colori. Non so se dallo streaming e dalla mia voce qualcosa è trapelato riguardo l'arbitraggio contro Scafati. Dunque, io avevo un iPad dell'albergo dov'ero, l'avrei fatto volare dal quindicesimo piano dov'ero se avessi potuto, voglio dire, ma è chiaro che poi esiste anche il momento della ragione, voglio dire, no? Esiste l'istinto, ed ho visto che i ragazzi stavano scendendo, sono scesi dalla curva, no? Perché l'istinto ti porta a dire: ma come fai a fischiare quelle cose lì? Sono d'accordo, però poi ci deve guidare la ragione ci deve portare a pensare in maniera positiva. Noi dobbiamo fare le cose in maniera tale che questa squadra rimanga in Serie A2, perché quello è il posto che le compete. Allora noi è chiaro che stiamo assistiamo ad episodi, diciamo, che non ci fanno piacere, però dobbiamo mantenere la lucidità ed essere consapevoli che noi possiamo portare a casa il risultato con l'aiuto di tutti, perché questi comportamenti fuori luogo e senza senso non ci appartengono. Sì, ne parlavamo qualche settimana fa con l'ex allenatore della Viola, Giovanni Benedetto. Ne sono successi di tutti i colori, ne possono succedere di tutti i colori. Quello che deve rimanere, possono passare gli allenatori, i presidenti, i dirigenti, i proprietari e la Viola Reggio Calabria. Assolutamente, ma l'ho sempre detto che nessuno è indispensabile. Io sono pronto a fare non uno, ma 10 passi indietro se serve, ma completamente. Se domani mattina si presentano 3, 2, 1, una persona che davvero che ha in mente dei progetti, che ha, diciamo, le potenzialità per poter far crescere questa società, ma perché io devo essere di ostacolo? E questo ragionamento credo che debba appartenere a ciascuno di noi, sia che sia proprietario, che sia dirigente, sia che sia tifoso. Allora, questo deve essere lo spirito che ci anima, non può essere quello del gridarci contro, del provocare continuamente. Io leggo i social, e maledizione a chi li ha inventati questi maledetti social, però voglio dire, qualunque cosa io sento, leggo, so tranquillamente che non è vera, ma io istintivamente avrei voglia di scrivere, di gridare, ecco, e questa è una cosa che posso rimproverare al nostro presidente. Forse avrebbe dovuto evitare di scrivere. Allora, io sono, più volte ne abbiamo parlato con lui, ecco, io credo che l'errore nostro è che è stato di rispondere a determinate provocazioni, a determinate sollecitazioni. Io credo che tra persone, tra uomini, ci si incontra, ci si guarda e si raccontano quello che sono le cose che vanno e che non vanno. Detto questo, i social sono fuorvianti da questo punto di vista. Ora, accantonando ancora questa situazione, io dico che noi dobbiamo oggi pensare insieme all'obiettivo, e il nostro obiettivo è comune, ma appunto perché deve essere comune, ripeto, non tollererò ulteriori situazioni che comportano queste cose. Cioè, non è possibile che un volantino del genere vada in giro per l'Italia. Non è accettabile. Messaggio che chiarissimo. Volantino sia nato a Reggio Calabria. Messaggio chiarissimo all'interno della stagione. Giovanni, prego. Ma davvero sono, come dire, mortificato di questa cosa. Sono davvero mortificato. Non mi è mai successa una cosa del genere da 7 anni a questa parte. E la vivo come se fosse successa a me. Ti racconto questa cosa, le sensazioni, come se l'avessi subita io. Allora, d'ora in avanti, vi prego, prendetevela con me. Perché voi dovete sapere che se state raccontando qualcosa contro Raffaele, voi in pratica la state dicendo a me. Allora, io vi chiedo di sospendere qualsiasi tipo di contestazione fino alla fine del campionato. Non credo che sia una richiesta così assurda, così peregrina. Penso che per il bene della squadra sia possibile questo piccolo sacrificio. Solo questo. Sono tutti dati che possono disturbare l'ambiente cestistico. Penso che il dato essenziale sia questa incompatibilità del ruolo di Valerio Spinelli, scoperto tra virgolette in conferenza stampa. Valerio Spinelli è un consulente dello sponsor, del presidente, che poi diventa patron durante il discorso di Giovanni Perdichizzi,
una sorta di spionaggio industriale. Esiste nella pallacanestro, non lo so, però un giocatore sotto contratto con la Viola contemporaneamente lavora per Scafati, o quasi, o forse. Mi sembra tutto abbastanza grottesco, è la realtà però. Sì, non so, ecco, di cosa si tratta effettivamente, se ci sia, se c'è un contratto, se c'è un rapporto, questo è disciplinato e quindi segue le strade proprie del diritto civile, me faccio, sì, non voglio dire, ma assolutamente, ripeto, anche su queste situazioni abbiamo spesso parlato ai procuratori, assistenti, ma bisogna essere sempre molto chiari, sono dei ruoli delicati, il ruolo di chi affianca, di chi è consulente delle società è un ruolo, ripeto, importante per tanti versi, anche perché ormai le dinamiche societarie richiedono conoscenze molto più ampie di economia, di comunicazione, quindi ci può stare, ma ripeto, che queste siano fatte alla luce del sole con chiarezza e nel rispetto delle regole è assolutamente fondamentale. Ho sentito l'avvocato Sergio Zummo, è partito anche a Reggio Calabria il corso per procuratore, sempre rimando in tema, e tanta carne al fuoco anche qui e tanti operatori del settore che vogliono diventare operativi. Ma guarda, siamo molto soddisfatti perché abbiamo questo corso che sta andando benissimo di procuratore sportivo, ormai diciamo volge al termine, e tra i diciamo dai docenti abbiamo due delle nostre figure interne, abbiamo Sergio Zummo che è anche un consulente che ci affianca a livello di comitato regionale, e abbiamo Claudio Croce che è uno dei nostri giudici che fa anche da docente, quindi sono state chiamate due figure interne nostre insieme all'avvocato Panuccio, insomma a persone di altissimo livello della docenza. Della docenza regina, siamo molto soddisfatti, questo fa parte probabilmente, anche questo è il nuovo modo di proporci, ripeto, assolutamente di primo piano e che perseguiamo con tutte le nostre forze. Cosa succede in Serie B tra calcoli e matematica verso il playoff? Ci guardiamo il servizio relativo alla Mastria Vending di Catanzaro e poi torniamo in studio. Tutto agevole nel percorso playoff dei giallorossi della Mastria Vending Catanzaro. Successo concreto 77-59 contro il fanalino di coda della classifica, il Maddaloni. Catanzaro risparmia i tanti acciaccati nel roster. Gara in discesa e vantaggio in doppia cifra già all'intervallo lungo per i ragazzi di coach Pullano. Nel terzo periodo i giallorossi testano le condizioni sia di David Mediz che di Thomas Di Dio, ottenendo ottime risposte. Rotazione a 10 uomini con tanto spazio per tutti gli effettivi. E Dario Guadagnola show. Il lungo è dominante sui due lati del campo con giocate d'alta scuola. Martella il canestro con una continuità disarmante, sfiora il trentello. Catanzaro si proietta verso l'ultima di campionato sognando un piazzamento in post-season. In caso di successo in casa della fortissima Barcellona, squadra dove milita l'ex Giacomo Sereni, i giallorossi termineranno matematicamente al 7° posto in classifica. Gli scenari, in caso di sconfitta di Catanzaro a Barcellona, successo della Luis di Roma dell'ex Andrea Scuderi contro la capolista Napoli e del Teramo in quel di Cassino, i giallorossi saranno fuori dal playoff. In caso di sconfitta di Catanzaro e sconfitta di Luis e Teramo, Carpanzano e compagni chiuderanno al 7° posto. Il terzo caso, invece, in caso di sconfitta della Mastria Vending, successo della Luis e sconfitta di Teramo, la qualificazione sarà assicurata ma all'ottavo posto. Dall'altra parte del girone, Catanzaro potrebbe trovare o la capolista Montegranaro, o la seconda in classifica Bisceglie, o la terza Campli. Ascoltiamo le dichiarazioni del direttore sportivo Salvatore Procopio. Siamo tornati in diretta, do il buongiorno a Salvatore Procopio da casa Catanzaro. Buongiorno, come va? Buongiorno a tutti, tutto bene, grazie Giovanni. Allora, innanzitutto, stagione importante, importantissima per fare poco meglio dell'anno scorso, manca poco. Penso di sì. Noi sabato andremo a Barcellona e con la vittoria dovremmo assicurarci i playoff. È chiaro che tutto questo, diciamo, sarà una gara difficilissima, per noi ci crediamo tanto e quindi ecco, vedremo alla fine sabato sera come andrà a finire. Più bella la stagione di 2 anni fa o questa che sta per terminare? Tutte le stagioni sono sempre un po' sempre le stesse, poi dipende molto dagli obiettivi di partenza. Quest'anno ce l'avevamo messo in testa, insomma, di mantenere la Serie B, di riorganizzarci da un punto di vista societario, visti i prossimi passaggi per quanto riguarda la Serie B, e direi che stiamo lavorando, abbiamo lavorato e stiamo lavorando per
per raggiungere entrambi gli obiettivi. Diciamo, per quanto riguarda il risultato sportivo, possiamo dire che insomma, l'entrata nei play-off sarebbe la giusta conclusione di un campionato che sicuramente è partito in maniera lenta, però poi ci siamo ripresi abbastanza bene, e quindi il fatto di poterci giocare sul campo l'ultima partita all'ingresso dei play-off ritengo che sia un risultato importante. Quindi ogni stagione ha una storia a sé. Noi, il nostro intento è quello di mantenere la categoria almeno al momento e poi cercare, insomma, di costruire qualcosa per il futuro. Non sarà facile affrontare un giocatore che ha tatuato il giallo-rosso, e non parlo dei colori del Barcellona, anche se lì è il capitano di Catanzaro, sto parlando di Giacomo Sereni, prossimo avversario. Lo so, Giacomo è stato con noi tanti anni, adesso ce lo ritroveremo contro, e credo che Barcellona sia una squadra tosta, importante, costruita molto bene, super allenata, quindi diciamo, hanno fatto un girone di ritorno importante, credo che meritano tutta la posizione, cioè loro sono stati abbastanza costanti, tutto un po' coinciso dalla vittoria di Barcellona proprio a Catanzaro, cioè da Catanzaro in poi non hanno più sbagliato un colpo. Sì. Quindi da lì, diciamo, è nato un po' anche la nostra il nostro campionato, perché da lì abbiamo preso coscienza, pur perdendo, di aver diciamo, di avere delle qualità all'interno di questo gruppo, e da lì si è lavorato coscientemente per poi arrivare, insomma, alle vittorie che ci hanno portato, insomma, alla soglia dei play-off. Quindi Giacomo è un giocatore, un ottimo ragazzo, un ottimo giocatore, però insomma sarà un nostro avversario sabato. Sì, quindi, sì, assolutamente. Insomma, ce la giocheremo. La nota più lieta di quest'anno, quella magari che nessuno si aspettava. Guarda, io, tu parli di giocatori? Sì, di giocatori. Sì. Guarda, di giocatori, secondo me, a parte le conferme, diciamo, di Carpanzano e Tolosa di Dio, che sono e rimangono due assi portanti della nostra squadra, direi che la crescita di Nicolas Morici sicuramente è un dato rilevante. Poi, diciamo, l'intervento sul mercato di Devil è stato, diciamo, un giocatore che ci ha dato maggiore equilibrio, ma direi che c'è stata una crescita costante anche da parte di alcuni nostri ragazzi, vedi Luca Calabretta, e poi, diciamo, gradualmente, anche se si è visto poco, diciamo 2.98 che ruotano intorno alla prima squadra, che sono Dell'Uomo e Mario Battaglia, che ancora sono visti poco sul campo, però credo che, insomma, per il prossimo futuro siano già elementi di grande spessore. E penso che il gruppo degli under 18 di Fabrizio Tunno, che ha svolto pure un bel torneo durante il periodo pasquale, sia il futuro, ma quasi il presente, possiamo dire, perché tanti ragazzi sembrano già pronti, o quasi. Sì, è vero, questo è vero. Diciamo, con Fabrizio, diciamo, affidandogli l'under 18, l'idea era quella di costruire un asse portante per il futuro. Credo che all'interno del gruppo di Fabrizio ci siano 4-5 elementi già, direi, quasi pronti per la prima squadra. È chiaro che le difficoltà di partenza di quest'anno non ci hanno permesso di schierarli spesso in campo, però già in allenamento si vedono buone cose. Nell'ultimo scorcio della stagione, diciamo, qualche piccola uscita c'è stata, e direi con buoni esiti. Tutto questo fa parte di un'idea, quindi è chiaro che, insomma, noi prima di attingere all'esterno andiamo ad attingere sempre nel nostro settore giovanile. Assolutamente, è chiaro che ti gratifica vedere in categorie superiori e non solo, anche in Serie B, giocatori come Kenneth Vianisi, Andrea Scuderi, Pasquale Battaglia, Yande stesso, giocare in categorie importanti, lontano da Catanzaro. Certo, no, questo sicuramente, questo, anche se non nascondiamo l'idea che un giorno, questo insomma un po' quello che ci diciamo, che un giorno sarebbe carino metterli tutti insieme. È chiaro che loro stanno facendo un percorso fuori da Catanzaro, si stanno comportando molto bene, e ritengo che questo sia un po', come dire, un po' il senso di tutto quello che facciamo. Ci auguriamo che ogni anno, diciamo, quello che ci possiamo augurare è che di tirare fuori ogni anno uno o due ragazzi
che possa iniziare un po' come l'hanno fatta Scuderi, un po' come l'ha fatto Battaglia, e chiaramente proseguire su una strada per cui l'idea ad oggi è quella di tenere una Serie B a costi chiaramente ridotti, perché siamo abbastanza acculati nelle spese, e poi chiaramente, diciamo, fra qualche anno, quando dei Scuderi, dei Battaglia ce ne saranno 6 o 7, cercare di fare qualcosa di più importante. C'è la Mezza che sta lottando per un posto in Serie B, inizierà gli spareggi sabato. Cosa puoi augurare ai tuoi vicini di casa verso questo campionato che è sì Serie B, ma è molto molto competitivo, molto dispendioso? Lo so, questo sì. Allora, io ho avuto il piacere di vedere la Mezza 3-4 volte quest'anno. Al di là del risultato sportivo, secondo me, vedere il palazzetto di Lamezia dopo tanti anni, a vederlo pieno, è stato veramente una grandissima scoperta. Quindi ritengo che, al di là dell'aspetto sportivo, cioè il fatto di giocarsi, insomma, queste finali, il fatto di aver riempito il palazzetto, quindi di aver ricreato entusiasmo nella piazza di Lamezia Terme, credo che sia un risultato fondamentale per quanto riguarda tutta la pallacanestro calabrese. Sì, quindi non posso far altro che augurargli il meglio, anche se sarà molto difficile, perché purtroppo, diciamo, questa formula penalizza un pochino, diciamo, le società calabresi, ma non solo, e quindi è chiaro che sarà un percorso difficile, duro, perché a questo primo, diciamo, a questo primo spareggio poi seguirà un concentramento, quindi ancora, come dire, la strada è lunga. Però ritengo che, a parte una società compatta che ha saputo ricostruire un po' tutto, uno staff tecnico all'altezza, e secondo me una squadra fatta di giocatori anziani, ma anche di alcuni giovani molto interessanti, quindi credo che c'erano tutte le componenti per fare bene. Assolutamente, poi c'è l'arma in più, che questo super lituano Stanionis, che ha fatto molto bene durante il playoff, vedremo sì, quanto certo. Dislivello c'è tra il campione di C-Silver e le altre regioni, anche questo sarà un bel banco di prova per tutto certo, il basket certo, calabrese certo. E cosa serve per battere Barcellona? Squadra, a mio avviso, completa in tutti i reparti. Guarda, noi la partita d'andata, diciamo, non eravamo questi, abbiamo giocato una partita molto equilibrata, purtroppo abbiamo perso nei minuti finali. Io ho sempre pensato che in qualche modo, come dire, Barcellona potesse essere, c'è la vittoria di Barcellona, ho sempre pensato che si potesse legare a un ingresso ai playoff, perché fatti un po' i conti, diciamo, all'inizio dell'anno, io credo che sui 30-32 punti ci poteva essere l'ingresso. Barcellona, come ti dicevo, è una squadra tosta, una squadra completa in tutti i reparti, e secondo me basta poco e tanto, cioè, mi spiego, e se noi siamo la squadra che è riuscita fuori casa a battere, e parlo della Luis Roma, diciamo, se siamo quel tipo di squadra, cioè siamo, come dire, noi abbiamo dei flash molto importanti durante la partita, che spesso si associano, sfortunatamente nell'ultimo periodo un po' di meno, spesso si associano a dei cali, insomma, regaliamo sempre 4-5 minuti, se non un quarto, alle squadre avversarie. Quindi noi siamo in grado di giocare alla pari con tutte le squadre. È chiaro che bisogna essere costanti, lucidi, concentrati per l'arco dei 40 minuti. Beh, se dovesse succedere questo, non escludo nulla, cioè non escludo assolutamente neanche una vittoria a Barcellona. Sì, sì, e vincendo a Barcellona, ovviamente, non bisognerà guardare i risultati degli altri campi, che l'anno scorso perfetto, furono fatali e molto, molto, a mio avviso, discutibili per certi versi. Certo, certo, ma io infatti, quello che ho detto alla squadra, cioè il messaggio che ho inviato alla squadra, che a me è l'unica ipotesi per l'inglese playoff è vincere con Barcellona. Poi giusto aspettare, spero di no, insomma, ma aspettare dopo una sconfitta, aspettare i sudori degli altri per fare un ingresso così importante, poco importa. Il nostro l'abbiamo già fatto per quest'anno, perché la Serie B doveva essere mantenuta e così è stato. È chiaro che entrare in playoff con una vittoria a Barcellona ha un sapore completamente diverso. Io ho visto i ragazzi ieri e un po' oggi, sono abbastanza sereni, sufficientemente, cioè con un'energia importante.
Quindi il messaggio è unico, cioè, sicuramente non staremo ad aspettare il risultato finale della Luis o di Teramo per il nostro ingresso, andremo lì a giocarci la partita e cercare di vincerla. Poi se questo dovesse avvenire bene, se no voglio dire, in ogni caso diciamo, quello che abbiamo fatto quest'anno rimane qualcosa di importante. Sì, 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 male che vada, andremo a vedere i risultati agli altri campi di Luis, Teramo, eccetera, eccetera. E, se no, insomma, sarebbe bello affrontare queste superpotenze del girone D. Ho letto che anche lì c'è bagarre tra primo, secondo e terzo posto con Montegranaro, Bisceglie e Campli in lizza per le prime tre posizioni, in quest'ordine: Montegranaro, sì, Bisceglie e Campli. Con l'auspicio e l'augurio che Montegranaro possa ritrovare per il playoff un ex giocatore di Catanzaro e della Viola, sì, Marcello Dippo, un grandissimo ragazzo. Salvatore, in bocca al lupo e ci sentiamo sicuramente prestissimo. D'accordo, grazie, alla prossima. Ciao, ciao. Dunque servirà un ulteriore sforzo anche guardando i risultati degli altri campi per volare all'interno di questa postseason molto molto intrigante con le rappresentanti del girone parallelo del girone D della Serie B. In bocca al lupo ai ragazzi di Coach Pullano, del suo assistente Antonio Ceroni. Adesso invece zoom su questo periodo pasquale, sul trofeo delle regioni, in quel di Rosario degli Abruzzi. Sono arrivati tanti sorrisi, ottimi feedback, tantissimi allenatori addetti ai lavori con tanta voglia di fare. Ovviamente poi negli occhi dei ragazzi abbiamo visto felicità, momenti bellissimi, sconfitte ci sono state sicuramente, non per la femminile però. Sì, permettimi solo di fare i complimenti sempre a Catanzaro, alla Planet, che sta veramente facendo un campionato super, veramente complimenti. Ne ho parlato con il direttore generale Procopio più volte, stanno andando al di là delle aspettative perché hanno lavorato bene, continuano a lavorare bene, veramente faccio i più fervidi complimenti. Sì, abbiamo avuto la settimana del torneo delle regioni. Sono stato lì i primi giorni, ho avuto modo di vedere da subito veramente una situazione incredibile, incredibile per le nostre due rappresentative, per la maschile e per la femminile, rappresentata da una gioia, una felicità nel parteciparvi, da un'educazione incredibile. Veramente faccio i complimenti a queste ragazze, a tutto lo staff che sono state esemplari per tutta la settimana, sia le ragazze appunto che i ragazzi. Poi c'è stata la parte tecnica agonistica, che come caratteristica fondamentale ha avuto un crescendo, nel senso che al di là delle vittorie o delle sconfitte, diciamo la femminile inserita in un girone ha vinto tutte le partite, la maschile ne ha vinto un paio e perse quattro mi sembra, però ed è stato anche questo notato e mi è stato comunicato agli addetti ai lavori che erano presenti là, una squadra che è andata in crescendo, nel senso che veramente è partita in un modo ed è finito meglio. Meglio sia a livello singolo di tutti i ragazzi che realmente sono applicati al 100%, ma anche come squadra. È stato ottimo il lavoro fatto dai coach Danilo Chiarella e Massimiliano Modafferi, che in tutto questo periodo preparatorio e pure del torneo hanno trasmesso tranquillità, gioia di stare insieme, voglia proprio di misurarsi e di migliorarsi. E devo dire, quelli che sono stati la cassa di risonanza e tutto quello che i miei colleghi, le persone che erano lì mi hanno comunicato, devo dire sono state veramente una settimana esemplare. Complimenti a tutti. Allora, io provo ad elencarli. Nella maschile ovviamente Coach Polignano, RTT, è rimasto a Reggio Calabria per seguire le avventure della Viola da capo allenatore, però grandissimo valore ed impegno per Danilo Chiarella, Massimo De Summa, lo staff tecnico, ben supportati dalla preparatrice Roberta Vozza, referente fisica di questa regione, accompagnati da Roberto Petronio, che ci mette veramente tutta l'energia che ha, dirigente storico del basket a Lamezia. Ovviamente mi sto dimenticando qualcuno nella maschile. Nella maschile, no? Nella maschile, maschile mi dimentico. Sì, ci siamo. Ci siamo, no? ci siamo nella maschile. Io ci provo pure con la femminile, attenzione. Emiliano Scarcello. Emiliano Scarcello, RT, lavoro splendido, sì, veramente sì. Incredibile, assolutamente a disposizione delle ragazze, veramente un complimenti a lui per il lavoro che ha fatto. Teresa Nicosia, ti aiuto a ricordare. Teresa Nicosia, dirigente federale. Mi sono dimenticato Liliana Praticò, fisioterapista della maschile. Della pista della maschile, giusto, perfetto. Nella femminile Valerio Tolomeo, il preparatore, e poi lo staff tecnico.
tecnico con Massimiliano Modaffari, capo allenatore, e Valerio Nusco e Larissa Smorto, perfetto, nel ruolo di assistenti. Nella femminile, dicevamo, 3 vittorie su 3, con l'ultima partita contro la Basilicata, dove coach Modaffari va dai suoi 2 giovani allenatori e dice: ragazzi, questa è la vostra partita, 2 quarti Valerio e 2 quarti Larissa. Sì, sì, ma fa parte appunto del clima. Guarda, hanno vissuto di concerto tutta sia la fase preparatoria che anche, diciamo, la settimana del torneo, l'hanno vissuta sempre insieme, hanno condiviso tante idee, hanno tante iniziative. È chiaro che questa è la naturale conclusione di un percorso che hanno iniziato e che è finito col torneo, ma non finirà qui, è finito col torneo giusto per rimanere alla settimana pasquale. E devo dire, ho parlato le ragazze con qualche genitore pure che era al seguito, che racconta di emozioni veramente incredibili da parte delle ragazze, addirittura forse inaspettate rispetto a quello che si potesse pensare. Veramente complimenti a tutti, è un punto di partenza sicuramente, dobbiamo fare bagaglio, tesoro di tutte queste emozioni, di tutti questi feedback positivi che ci sono stati, e continuare a lavorare e creare occasioni per la crescita appunto delle ragazze e dell'attività giovanile nella nostra regione. Adesso vi racconto com'è andata il dietro le quinte, perché dopo la prima vittoria del sabato sera della selezione femminile, ovviamente attraverso la nota, la Viola perde con Scafati, la Calabria batte la Valle d'Aosta. Tutti, vabbè, con la Valle d'Aosta è facile, ne vinceranno una soltanto, invece le ragazze le hanno vinte tutte e tre. Imbattute, anche se questa formula purtroppo non premia eventuali sogni. Ma sì, è una formula un po' atipica, ma è comunque una formula che tiene conto di una situazione di equilibrio e di livello delle partite. Loro hanno cercato sviluppare appunto un torneo che permettesse a tutte le squadre di fare il più possibile partite equilibrate, perché questo chiaramente serve alle squadre un attimino più su e serve anche alle squadre che sono un po' più indietro, comunque che non ci sia un grosso divario che non sia utile. Sì, sicuramente questa situazione c'è stata, la possibilità di confrontarsi ulteriormente non c'è stata, però ripeto, non prendiamo per buono tutti gli aspetti positivi, facciamone tesoro e ripartiamo da quelli per continuare ad alimentare elementi positivi per questa attività. Coach Chiarella ha detto: per migliorare tutti quanti dobbiamo confrontarci più spesso con i vicini di casa, che sono più attrezzati, più competitivi, sì, e sono numericamente di più. Guarda, noi quest'anno, cioè per la prossima stagione 17-18, partiremo subito. Ti posso già dire in anteprima che entro maggio saranno fatte le Doha, cosa assolutamente mai successa, e i campionati, tutti i campionati, dico tutti, cominceranno a ottobre. Con la speranza che gli impianti ci siano. Con la speranza che gli impianti ci siano, non c'è, noi dovremmo creeremo una situazione tecnica che permetta a tutte le squadre di fare tante partite, di giocare tanto, e sicuramente al di là di quello che è l'ambito interno, ne abbiamo già parlato un attimino con la Sicilia, finché sarà possibile, creeremo delle situazioni che permetteranno appunto alle tutte le società, sia maschili che femminili, di confrontarsi il più possibile in un contesto probabilmente più competitivo. Assolutamente. Invece, parlando di basket giovanile, nel frattempo, nel periodo pasquale, è arrivato un bel successo dell'Under 18 di Fabrizio Tunno, con la vittoria del torneo di Sant'Eramo in Colle, e poi bella avventura per gli Aguilotti della Viola Reggio Calabria. Avventura nel Lazio, il presidente, passando al Trofeo delle Regioni, è passato anche da lì. Tutto bellissimo, conosciamo anche gli organizzatori, tutto il Lazio insieme, con tantissime formazioni in arrivo da tutta Italia. Sì, ho avuto modo di passare lì da Aprilia e di constatare lo splendido lavoro fatto da Giada, tutti i vecchi amici, grandissima, insomma, di quel gruppo straordinario di ragazzi che organizzo ormai forse da 12 anni, ma non ricordo questo torneo, che ha visto ben 14 tornei Aquilotti, ha visto ben 14 squadre alla partenza. Vuol dire, complimenti, è stato un momento eccezionale di aggregazione, di divertimento, di festa, con anche contenuti importanti, veramente complimenti a loro,
di queste iniziative andrebbero fatte a decine perché aprono al confronto, aprono alla conoscenza, i ragazzi entusiasti, anche i ragazzi un attimino perplessi, perché sai, a quell'età ci può stare, no? Soprattutto quando vai a stare in famiglia, c'era l'esperienza dello stare in famiglia, ci può essere una remora, ci può essere un dubbio, ma poi non voler andare via, veder piangere i bambini quando finisce il torneo significa che anche lì l'obiettivo è stato raggiunto ed è un momento fondamentale per la crescita dei ragazzi. E dunque complimenti sia a Catanzaro che alla Viola Reggio Calabria, in questo caso accompagnata da Antonella Bordeaux e dal coach Riccardo Busateri. Per quanto riguarda i campionati giovanili, Under 20 ancora in corso con Viola super favorita nella maschile, Under 18 ci sarà questa finale tra Catanzaro e chi vincerà tra Valgallico e Nuova Giolli, Under 16 ancora Viola contro Catanzaro. Tantissima carne al fuoco, tante belle partite giovanili, argomento clou anche perché la C Silver ha terminato il proprio corso, o meglio volge verso la fase più intrigante per il basketball Lamezia, protagonista sabato al Pala Silvestri in quel di Salerno a metà strada contro Perugia, avversario giovane, tosto, equilibrato, però serve un successo per andare avanti e per conquistare la fase a gironi che nella passata stagione fu fatale alla Vissel Reggio Calabria. Non conosciamo molto bene Perugia, però Lamezia potrebbe farcela. Perugia è la squadra di italiani, quindi in tutto questo bailam e c'è questo balletto di squadre trasformate, l'unica che non si è trasformata perché è nata di italiani e sta finendo da italiani. Fa notizia già. Fa notizia, una squadra solida per quello che so, sicuramente Lamezia ha tutte le carte di regola per giocarsela, assolutamente. Ho sentito Lamezia, sono motivati, dopo tutta la stagione che hanno fatto vogliono dare il 120% per raggiungere questo obiettivo, sarà una bellissima occasione, una bellissima giornata di sport, siamo vicini alla nostra squadra, la squadra della Medina, siamo tutti vicini, facciamo il tifo per lei perché ci rappresenta e porta avanti il più possibile i colori della Calabria. Non c'è Reggio Catanzaro senza la Calabria, è unica, questo è un messaggio che deve passare sempre. Assolutamente, sì. Ma ci mancherebbe, ripeto, ne sono un esempio i ragazzi, perché noi da loro dobbiamo continuare a imparare, perché mentre magari ci si accapiglia sulla polemicuccia sterile che fa solo perdere tempo e energia, per stupidaggini, noi vediamo ragazzi che stanno insieme, che possono essere, che sono rappresentanti geograficamente di tutta la regione, straordinariamente insieme, e che spesso ci insegnano tante cose e noi purtroppo spesso non impariamo. Ci insegnano tantissime cose anche i giocatori del basketball Lamezia, che si sono autotassati per sovvenzionare il secondo pullman per i supporters verso Salerno. Questa è una notizia bellissima che renderà calda l'atmosfera in quel di Salerno nella gara del sabato. Capitolo Viola, sfida contro Legnano, dalle scarse motivazioni probabilmente, anche se due punti in più potrebbero far comodo alla Viola in un'eventuale sfida di finale play-out contro Forlì. Questa è l'unica combinazione. E poi probabilmente, anzi sicuramente, sarà Chieti. Chieti, avversario tosto, storico nei duelli degli ultimi anni contro la Viola. La Viola non ha una grandissima tradizione contro Chieti. Nel roster di Chieti all'inizio dell'anno c'era anche un calabrese, sto parlando di Domenico Antonicelli, uno dei protagonisti della Lamezia nello spareggio del quale parlavamo pochi istanti fa, e ci sarà un ex di questa stagione, Matteo Fallucca. Forse meglio Chieti di qualcun altro. Ma guarda, anche lì in una serie di play-out entrano in gioco tanti e tali fattori, non è veramente quasi marginale la forza intrinseca di una squadra, perché sono tante le combinazioni, le situazioni che vanno verificate, che poi diventa ogni partita una battaglia, e soprattutto una serie di 5 gare anche tecnicamente si trasforma, perché non è la partita secca, si possono fare gli aggiustamenti, c'è proprio da una partita all'altra la possibilità di apportare delle modifiche, delle cose, un po' come playoff NBA, non è la partita, è giocata all'andata e giochi al ritorno, una partita ogni due giorni ti permette sicuramente di mischiare le carte, di essere imprevedibile, di creare l'effetto sorpresa, insomma una serie che va affrontata al massimo senza fare calcoli partita dopo partita per vincere e provare a chiudere subito la questione. A proposito, Presidente, ma sì, tu nei playoff NBA ti allinei alla Federazione Nazionale che ti fa San Antonio? No,
io tifo Filadelfia, bisogna andare alla palestra o Filadelfia, sono secoli che sono fuori dai playoff. Sì, sì, è chiaro che sono arrivato là e sono fuori dai playoff ormai da anni. Io sono lì che aspetto e spero. Ci sono questi giovanotti fantastici che c'ora, ma che si infortunano sempre di Filadelfia, riescono a concludere recentemente un campionato. Io ci aspetto e spero con mio figlio che mi prende in giro, però c'è un giorno. Che fai? Ti fare San Antonio è troppo semplice, è quasi scontato. Anche se sarebbe più semplice di fare Cleveland o Golden State ad oggi, però mai dire mai, insomma. Sono iniziati per la cronaca i playoff NBA, tristissima notizia per Isaiah Thomas, stella di Boston Celtics, che ha perso la sorella e continuerà la sua attività cestistica con tantissima voglia di vincere nonostante tutto, stringendo i denti. E ovviamente le notizie sul basket calabrese non finiscono qui, anche perché il 4 di maggio in quel di Lamezia al Palace Party, fase finale per il 3 contro 3 scolastico. Io ho assistito alla fase provinciale di Reggio, devo dire una bellissima atmosfera, professori, alunni, tutti in tenuta prettamente cestistica, pronti a far bene nel 3 contro 3. La stessa cosa è accaduta ovviamente nelle altre province, da Crotone passando per Catanzaro, Pizzo, eccetera eccetera. E la finale adesso diventa un appuntamento clou. Bello, bello dire che in tutte le province è stato splendido, straordinario, cornice di pubblico, ragazzi di tutte le scuole, insegnanti coinvolti in maniera anche eccessiva. Ho visto veramente un entusiasmo, una passione che era persa ultimamente nella scuola. Ci sarà la finale regionale, veramente un'ottima iniziativa. Complimenti a Claudia Soppelsa, il responsabile scuola per la Calabria, ha fatto uno splendido lavoro e si sta interfacciando in maniera molto costruttiva con l'ufficio scolastico regionale. Ci sarà questa finale regionale e andremo ad assistere a questa per applaudire i ragazzi nel segno, ripeto, della collaborazione tra federazione, tra pallacanestro e scuola. Grazie mille Paolo Turacci per essere stato con noi. Grazie a te Gianni, grazie agli ascoltatori. Tantissime le argomentazioni quest'oggi riguardanti il mondo della pallacanestro. Torniamo giovedì prossimo per le novità, vedremo cosa accadrà, specialmente nello spareggio di C Silver in questa gara clou tra la Lamezia e Perugia. Ovviamente Catanzaro invece in Serie B sogna un posto nel playoff. Per la Viola invece arriverà probabilmente l'ufficialità del playout contro Chieti. Verremo smentiti? Probabilmente no, vedremo cosa accadrà. Una buona serata.